tra i suoi ultimi messaggi c'è il tweet alle ragazze terribili della pallavolo italiana argento in Giappone. Sara Anzanello se n'è andata a 38 anni, lei che era stata una delle colonne del gruppo di Bonitta che conquistò l'oro ai mondiali 2002. Nel 2013 in Azerbaigian, dove si era trasferita nella stagione 2011-2012, aveva contratto una grave forma di epatite, successivamente era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. L'intervento era riuscito e Sara era tornata nel mondo della pallavolo che tanto amava, lavorando come supporto team manager per il club Italia. Nel 2016 aveva giocato in un ultimo campionato di serie B1 a Novara, poi l'improvviso aggravarsi delle condizioni di salute. La sua è una carriera costellata di soddisfazioni, 2 Coppe Italia e 2 Coppe CEV con Assistel Novara e Villa Cortese per una terza Coppa Italia. D'Azzurra è stata titolare nella squadra che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2007 e nel 2011. Tanti i messaggi di cordoglio, da quello del presidente della Federvolley Cattaneo alla pallavolista Nadia Centoni che scrive: «Sara, sarai sempre nel cuore».